Amigos Asprillas. Di tutto il mondo, oggi ci troviamo all'aeroporto di Bergamo e da qua cominciamo la nostra classifica itinerante dei top e dei flop della settimana. Allora, amici Aspriglia, oggi cominciamo la nostra classifica dei top e dei flop dalla piazza del mercato di Braslavia. Un freddo incredibile. E cominciamo subito con i top. Al numero 3 dei nostri top troviamo senz'altro Roberto Inglese, un graditissimo ritorno. Roberto Inglese mancava da tantissimo tempo, mancava il gol. Speriamo che questo gol gli dia tantissima fiducia per continuare al meglio. Al numero 2 troviamo San Gigi Buffon, perché anche questa volta è decisivo, anche questa volta ci aiuta, para un rigore e poi dà quella sicurezza alla squadra in un momento in cui poteva avvicinarsi al collasso e invece da lì ricomincia, speriamo, una scalata che riporti il Parma ai piani nobili della classifica. Al numero 1 insieme al Nano, qua si parla sicuramente del cappello di Beppe Iachini, un cappello che speriamo ci dia tante soddisfazioni, finito sold out immediatamente nel giro di poche ore sullo store del Parma, e Beppe ci ha dato delle belle soddisfazioni, formazione senza fronzoli, giocatori nelle loro posizioni e soprattutto dei cambi efficaci. Bravo Beppe, continua così. E ora passiamo ai flop della settimana. Questa settimana veramente è una battaglia combattuta. In terza posizione io purtroppo per la terza settimana consecutiva metto Edmundo Vázquez. Perché? Io da Vázquez mi aspetto di più. Sì, bello l'assist, quello che vuoi, però vorrei un Vázquez più partecipe al gioco, soprattutto adesso che sta giocando nella sua posizione, quella di trequartista. Mudo, facci vedere qualcosa in più. Per quanto riguarda la posizione numero 2, io metto Juric, semplicemente devastante. Non azzecca un passaggio, non azzecca un contrasto, anzi l'unico contrasto che azzecca causa un rigore per gli avversari. Tra l'altro in maniera molto stupida, e quindi non posso che dire Juric. Eccomi ritornato al calduccio finalmente dopo aver preso una gelata incredibile, e proprio qua è arrivato finalmente il momento di dire il top dei flop della settimana, che per quanto mi riguarda è senza dubbio Cobout, insomma l'arcigno difensore belga, non ne azzecca mai una fino in fondo. Sì, partite magari anche grintose, qualche intervento buono, però l'erroraccio è sempre dietro l'angolo. E infatti anche in questo caso regala il gol agli avversari, che peraltro approfittano non di un errore normale, sbagliamo tutti, sarebbe anche comprensibile, approfittano di uno sbaglio che neanche nella scuola dei pulcini, perché marcare gli avversari per un difensore dovrebbe essere l'ABC del gioco del calcio. Dopo questa ennesima top e flop della settimana, sperando in un Parma in forte risalita col buon Beppe Iachini, vi saluto, forza Parma, iscrivetevi al canale e seguite le live degli Asprillas. Ciao, amigos Asprillas!